bravo a non studare. Balla amore, balla, balla con mia, balla con mia, solo con mia, balla con mia, fammi salare. Tiziana Serraino, un bellissimo pezzo. Ovviamente non sapevamo di questa amicizia con Giuseppe Garibaldi, perché voi vi conoscete praticamente. Eh sì, lo deve ancora pagare. Benvenuta Tiziana, grazie di essere qui con noi. Grazie, benvenuta, è bellissimo. Sì, sì, noi ci siamo cresciute. Ah, caramba! Noi a differenza di qualche altro che faceva delle merende inconsuete, noi eravamo amici di merenda. Voi eravate già amici che di merenda da illo tempore. Sì, 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 bella, bella più del sole, e mi piace incontrarla in questi che sono i nostri momenti di diretta, dove raccontiamo delle verità, in questo caso dei viaggiatori, e tu lo sai, ma di lei c'è da dire tanto, perché lei ha usato fare il passo inverso, che voglio dire, nasciamo da pop music. Vero? E che ce ne facciamo della pop music se abbiamo da raccontare la nostra musica, ecco, è quindi vero, è vero. L'evoluzione della nostra Tiziana oggi è veramente l'iperbole della Calabria oggi, perché con Giuseppe, che ha rappresentato la Calabria in una maniera bellissima e fuori dal folklore, e lei che invece vuole ritornare dal pop verso la musica calabrese, ma è l'orgoglio calabro che esce fuori praticamente. Esattamente, sì, per me è proprio questo. Io mi sono accostata alla sua linea, a tutto il, passatemi il termine, il casino che ha creato. Bravo, lui quello ha fatto. Sì. Danni e casini ha fatto. E quindi andava onorato. Non è andato a presentare, come fanno tutti, la parte migliore. Lui era se stesso, punto. Anch'io, vedi, sono un tipo molto... Non mi faccio il pro forma o l'ipocrisia di presentarti la parte migliore. Io mi piace essere spontanea, che è la cosa che vince sempre, secondo me. Anche perché io penso che quel tipo di trasmissione, se tu vai costruito, non è che ottieni tanto, non è che vai avanti, perché la gente lo sa, lo capisce, anche se ci sono quelli che fanno la strategia, è vero Giuseppe? No. Chi sa di entrare lì dentro comunque o l'ha già visto e quindi sa che magari una storia d'amore può andare avanti. Esatto. Oppure poi... deve essere abbastanza lucido da crearsi un personaggio e farsi voler bene. A me la cosa di arrivare in finale, all'inizio non c'è stata, c'è stato alla fine, però sono sempre stato me stesso, nel bene e nel male. Un po' come il Salvo del primo Grande Fratello, probabilmente. Hai visto cosa abbiamo scritto nel sottopancia? Mi prendo l'autorità editoriale, vincitore morale. Perché se ti accorgi, forse avevamo bisogno di prendere spunto da persone che riescono ad essere reali, nonostante i nostri difetti. Anch'io non nasco bellissima. Sì, ai 20 anni ero straordinaria, ma poi, voglio dire, la forza di gravità fa il suo corso. La strategia di Giuseppe è stata non avere strategia. Quindi ha vinto la genuinità. È stato proprio per questo che, insomma, ha ispirato questo brano. Ho avuto veramente un riscontro fuori enorme. Bello, ma perché la gente ti vuol bene. Dai più piccoli... Sì, sì. A gente di 97-98 anni che quando mi guardava in TV come se stesse suo nipote lì dentro. Sì, sì. Però detto, hai fatto un casino. Sì, fatto, per certi aspetti. Pensavano non fosse possibile portare un po' del nostro modo di vivere. Mentre lui l'ha fatto, punto. Sì, anche a me ha regalato tantissimi sorrisi. Sì. Ma infatti... Tiziana, ma torniamo a te. Ma sempre di Giuseppe. Poi Giuseppe Tiziana, avremo modo, Tiziana, dietro le quinte. Esatto, parli del sud. Sì, parlo nel sud. Esatto, come sei arrivata a questo percorso? Visto che comunque Simona mi diceva che tu parti dal pop. Sì, Simona. Come sta questa cosa? Cioè, è cambiato dalla sera alla mattina, tipo davvero Saulo sulla strada di Damasco? Ma oppure... in realtà c'è sempre stata questa... Sì. Era dentro di te che scalpitava. Sì, assolutamente, era dentro di me che scalpitava, perché comunque non possiamo rinnegare le nostre radici. Tu sai benissimo che io ero molto attiva nel pop, aprivo i concerti di Fabrizio Moro, grandissime collaborazioni, Neck, Renga, ho calcato palchi importanti, portando sempre la mia musica pop. Poi mi sono fermata perché mi sono dedicata alla maternità. Giusto. Quindi, ma giusto un attimo, è quello step anni. Necessario. Beh, giusto. E poi ho avuto una proposta, una sorta di sostituzione per alcuni eventi live di musica appunto etno folk. E quindi è nato lì l'amore, ritornato lì l'amore per questa musica ancestrale. La cosa più bella è stata incontrare Michael Logozzo, che è il produttore. E adesso tra un po' ci farà divertire, secondo me. Sì, assolutamente. A me mi piacciono molto le sonorità, perché avevo ascoltato il brano adesso che si chiama Balla con mia, giusto?
Mi piace l'arrangiamento e mi piace anche il modo di rileggere un po' la nostra musica tradizionale, perché ovviamente si sente il tocco moderno del XXI secolo. Assolutamente, no? Infatti è una sorta di connubio tra le mie, il mio sound ventennale di pop con il suo ventennale di etnico. L'abbiamo unito e quindi è venuto fuori questo esperimento. Che... un rapporto carnale bellissimo. Sì. Sì, che ha prodotto anche tutto quello che poi è una realtà importante, il Batia Tour, insomma. Sì, Batia Tour con tanti brani inediti, molto insomma allegri, ironici, che fanno ballare, fanno divertire, ma fanno anche riflettere. Certo, e certo. Quindi... sai che facciamo? Sì. Così abbiamo anche modo di giocare di musica live. Noi ascoltiamo il secondo pezzo che ci hai voluto regalare, però sai che facciamo? Facciamo una cosa che è inconsueta. Presentalo tu il tuo pezzo. Questo è il tuo momento, la tua musica. Nunzio, prendi tutto e andiamo via. Dai. Ciao. Ma lo presento, cioè lo devo cantare live oppure lo presentiamo? Lo presentiamo, no, basta così che presenti il titolo di Batia. Già dico io, faccio lo spoiler. Vai. Il brano si intitola Batia. Ed è cantata dalla super incommensurabile Tiziana Serraino. Canta alla Tiziana Serraino. E anche le immagini, non so se è chiaro. Veramente bello, tra l'altro abbiamo qui chi ha prodotto queste immagini, che le ha realizzate. Stiamo parlando di chi, ma di lui, benvenuto anche a te. Michael Logozzo, ti piace? Ho fatto un po' il broccolese. Grande Michael, veramente bravo, bellissimo. Grazie. Il video, bellissima. Aspetta la musica. Aspetta che diamo il microfono, così fa un saluto anche lui. Non vuoi salutare? Educazione, dai Michael, educazione. Forse si esprime in musica. E non so se è chiaro. Lui parla solo con la musica. Io volevo chiedere una cosa a Tiziana, perché questa è diventata la sua presenza è fondamentale, perché parliamo di una chitarra incredible. Aia. Chitarra battente. È una chitarra battente, proprio nella tradizione nostra, esatto. Io volevo sapere da Tiziana che significa Batia. Scusa, io siccome vengo da Cosenza, quindi Batia dal grecanico significa fundo, profondo. Perché ho letto che avete messo anche dei termini, bellissimo, per chi conosce diciamo l'elfico. Cosa diceva quella cosa? Fundo è l'amore che bagna me mundo. Bellissimo, veramente molto musicale. Cioè, perfetto. Gioca sul fatto di essere profondi nelle cose, come lo è stato, è vero, il nostro... Vedi che tutto torna a Giuseppe Garibaldi. Tutto torna. Con Giuseppe Garibaldi. Sto vivendo delle allucinazioni o tutto questo è realtà? È vero, oggi è una puntata veramente molto bella, molto energica. Io volevo sentire un po' dal vivo Michael insieme a Tiziana e insieme anche a Giuseppe. Canti? Cantiamo, certo. Dai, quando bisogna cantare, cantiamo. Bisogna, questo però lui balla, infatti è la mia specialità. Canti? Però cantiamo. Cantiamo, dai, cantiamo. Anche in questo. Balla, muri, balla, muri, non ti fermare, se non balli tu con me, sta musica può non stutare. E balla con un pizzo di sta sottana, se ti penso si muovi sulla, vedi io non vedo l'ora, tu a me credi, tu a me cura, e dimmi come posso fare, se senza te non so stare. Sì. E balla come un'onda di mare, come ballano i miei pensieri, quando mi manchi, quando ti penso, quando ti cerco e quando ti voglio, e quando ti vedo. Balla, muri, balla, da me pensieri io ti voglio ballare, e se non balli tu con mia, sta musica può non stutare. Balla, muri, balla, balla con mia, fammi salare. Bravi, bravissimi. Che cosa sei? Tiziana Serraino con Giuseppe Garibaldi e Michael. Continuiamo, dai. Okay. Che cosa vuoi cantare? Ti scritturo come corista o cantante. Poi è una musica che ti coinvolge, molto coinvolgente. Sì. Che io già stavo ballando qua. Sì. Io pure. Tu dovevi ballare per forza. Io stavo anche mischiando un po' di America, USA. È vero, sì.
ero proprio andata da altre parti. Esatto. Insomma, lega un po' tutto. Bello, però, c'è un questo ritorno live della musica. Mi è piaciuto. Grazie. Possiamo esagerare noi, sì, di La Cion Airport? Che altro cantiamo? Facciamo un pezzettino di Badia, che con, sì, la battente c'è un altro, okay, un altro sound. Andiamo. Tu la conosci, Badia? Non mi ricordo tutte le parole. Inventa. Adesso tanto noi ci mettiamo qua a ballare adesso. Sì. Dall'amore che bagna me mondo, tu tutto il gesso agli lugori, dalla notte si domano stiddi, come uno specchio su per lampari, è la vita che scuri più lenta, tra cupa di curi di costenta, da sta terra di monte su mare, così la mente e così a pistari, tu mi giuri che mia non ti muovi, se c'è vento si mi ricogliori, come pedali sopra non sciuri, non si muovi ste chi stella muri, io ti giuro che piano mi muovo, me ne l'alba e mi troverà nuovo, odo scianco questo che sto cuore, non si muovi ste chi stella muri. Chi stella muri, chi cresce, chi resta, se c'è aria c'è sostanza, chi balla, chi canta, sottano ponti o nana stanza, chi giusta e non spascia, una mala sorte e una creanza, chi cresce, chi resta, chi balla, chi canta, chi giusta. Fondo è l'amore che c'entro me mondo. Bravissima, bellissima oggi sulla C. La CTV canale 11. Senti del digitale terrestre. Buongiorno, gente. In Calabria abbiamo Tiziana Serraino, a voglia, insieme a Giuseppe Garibaldi, e abbiamo il maestro Michael Loguzzo. Abbiamo cercato di raccontare quello che poi è la, sì, la fatica di preparare un tour che menziona anche così Vatia Tour, che affronterà varie date. Aiutami un po', dove, sì, andiamo? Dove possiamo venire ad applaudirti? Allora, intanto noi siamo felicissimi perché questo tour è partito dal Cine Teatro Metropolitano con il direttore artistico che tu conosci bene, Antonio, sì, Calabro, che ci ha introdotti. È stata una bellissima serata. Poi abbiamo toccato il Borgo Magico di Pentidattilo. Adesso abbiamo un 10 agosto a Torre di Ruggero. Alcune date che ancora vanno insomma definite a livello tecnico, però ci sarà Pizzo, perché non so se insomma, lo sai, posti io ho scritto molto belli, molto, sì, evocativi. Dimmi, dicendo Pizzo, ho scritto un brano per la chiesetta di Piedigrotta, che si intitola Madonneia, è una fusione tra cultura e leggenda di questo posto bellissimo, di questo pezzettino di cultura che ci appartiene, e quindi sicuramente una data lì a Pizzo. Anche Benestare, perché io sono stata alla festa dei Catoi a Benestare, e la notte ho sempre sognato, perché io sogno le canzoni, ho sognato un brano che ho scritto che si intitola Catoia, e quindi anche lì la comunità di Benestare è entusiasta, che sicuramente toccheremo anche Benestare, e poi tanti altri posti insomma in cui io sarò. Invitiamo i paesi a proporre sulle piazze la nostra Tiziana. Guarda, se lo inviti tu, sicuramente verrà. Guarda, io col comitato giovani cristinesi che si sono, sì, messi all'opera quando io ero dentro la casa, stiamo facendo di tutto per farla venire anche a Santa Cristina, perché non può mancare bellissimo una data a Santa Cristina. Assolutamente no, perché dove tutto è nato sostanzialmente. Esatto. Siamo conosciuti l'anno scorso. Lì. Sì, siamo quasi in dirittura d'arrivo, ma non volevo mancare in questo appuntamento di domanda. Ci conosciamo dal pop, ti rivedo dopo un po' con questa energia, con questo ritmo che parla di territorio. Ma quanta energia sei riuscita a catturare in questi brani? Perché secondo me l'evoluzione è proprio questa. È tanta. E diciamo che è anche più consapevole, sì, perché esce proprio da tutti i tuoi pori, si vede che era proprio lì che stava covando per uscire. Aspettava fuori il momento giusto, esatto, che è arrivato quando ho incontrato lui. Perché ripeto, c'è stato un connubio, io scrivo, compongo, questi sono gli appuntamenti della vita, sì. Ma perché tu cosa fai? Tu scrivi? Io scrivo e compongo, okay, e lui veste, cioè in maniera impeccabile, cioè cuce un abito della sui serie miei brani. Lui, lei compra arrangia gli ingredienti e lui fa la torta, sì, ecco, questo è un po'. Esatto, sì. Però gli ingredienti sono di qualità, giusto? Io quello che ho visto, sì, in Tiziana quando mi ha chiamato per fare il video è l'amore, la passione, la determinazione che lei mette
in questo contesto qui, veramente. Sì. E, ma subito portato... Sì, sì. Quello probabilmente è l'ingrediente più importante, perché amore QB, quanto basta. Sì, e lei evidentemente ci mette la giusta quantità. Io ho sposato subito il progetto senza dire che cosa andremo a fare. Ha sposato il progetto, donne, state calme. Ha sposato il progetto. Anche perché io ho già dato, lui deve dare, non lo so se... E quindi solamente con la sua determinazione, la sua passione e l'amore con cui mi ha parlato di questo clip, di questa canzone, io ho detto vai, mi fido. Ma con questo grande endorsement dire, no? Grande Tiziana, veramente. Grazie. Hai portato una grande energia oggi nella nostra suite aeroportuale. Sai che forse potrei anche esagerare nelle richieste, tu anche pensi? Perché l'amicizia ce l'abbiamo tutta. Mancano pochi minuti per la nostra chiusura. Ce l'abbiamo un 40 secondi di un altro brano live? Giusto, un refrain. Posso dedicarla a Marianna? Viva, viva, certo. Ma giusto uno scorcetto brevissimo. Allora, amuri, amuri, okay. Dai. Ok, amuri. La nostra Tiziana Serraino alla CEON Airport, tutto sta avvenendo live, non ci credete? Canale 11, Digitale Terrestre, esatto. Sky 820, solo TV Buongiorno Sasta, in Calabria. 411. E parli, sono sulla culo vento, che si leva nei pensieri tinti. Tra un cielo che si bacia con umari, e sta terra di bellizzi rari. Terra, terra maledetta, chi non vuole mai cangiare. Terra come una vendetta, chi le faci lattariari. Amore, 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 non voglio dire promesse né parole. Tu cogli mele e io cogli li fiori. Stringimi forti quando cala o suli, perché amore. Fanno troppo male nei pensieri, chi c'è carcono, chi ci vuole male. Brava, grandi. Grazie, Tiziana, bravissimo. E Michael, bravissimi. Allora chiudiamo con non la frase tua, no, perdonami, ma... innanzitutto grazie a Tiziana, grazie, a voi. Grazie al nostro Michel, e io mi Michael. Prendo la briga di... Sì, mi piace Michel. Michel va bene, ok. Cioè, la libertà è bellissima. Certo. Giuseppe, io faccio sempre partecipare un po' con una frase che dovrebbe raccontare cos'è che facciamo qui, la CEON Airport. Vediamo, dai il tuo entusiasmo, convinci tutti a guardare la trasmissione ogni giorno con questa frase, dai tu l'intonazione. La CEON Airport è tutta un'altra musica. Quella micro, quella telecamera. Vai! La CEON Airport è tutta un'altra musica. Grandi, grandissimi amici, un bacio, a domani 8:30, canale 11. Grazie di tutto. Grazie Giuseppe, grazie a voi. Grazie, guarda la gente che ci guarda.